Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi a quanto pare stiamo senza Bugatti. Come potete vedere, oggi mi trovo nel Principato di Monaco e la piazza del Casinò è gremita di Bugatti, perché oggi qui è arrivato il raduno dei clienti Bugatti per celebrare il 110° anniversario del brand. Ci sono più di una ventina di macchine tra Veyron e Chiron e adesso passiamo alla seconda parte del video, quando le macchine devono ancora arrivare, perché come vedete ho fatto l'intro quando le macchine sono già arrivate. Ragazzi, ci siamo, ecco le prime Bugatti in arrivo qui in Piazza del Casinò. Penso proprio che ne vedremo più di un paio. Stupenda questa qui, tutta argento, bellissima, molto elegante. E queste sono solo due, guardate quanta gente è già qui in Piazza del Casinò per vederle. Pensate che adesso ne dovrebbero arrivare più o meno un'altra ventina. Ed ecco la prima Veyron in arrivo con Batman passeggero. Per il tour Bugatti i dipendenti hanno direi un'ottima auto di supporto per provare a inseguire le Bugatti. Panamera Turbo S, direi che è un bel andare. Guardate che spettacolo questa Chiron che sta arrivando, bellissima. Questa qui è la prima Chiron che è stata consegnata in Nord America. Ho avuto l'occasione di vederla a Pebble Beach quando è stata consegnata al proprietario. Ha un suo impatto con questa configurazione. E qui arriva una Bugatti dopo l'altra, bellissima, bianca e blu, qui con due tonalità di blu col cerchio blu. Questa è una Chiron dell'azienda, infatti al volante c'è uno dei collaudatori. Qui dietro una Chiron Sport. Traffico non stop di Bugatti, meraviglia. Beh, proseguiamo perché qui non smettono di arrivare Chiron ovunque. Forse in questo contesto il Principato di Monaco non fa neanche più di tanto effetto sorpresa vedere così tante Bugatti. Beh, qui nel Principato ne sono state vendute direi non poche. Eccola, stavo dicendo, questa qui è targata monegasca. Targa di questa Chiron. Questa è la specifica americana. Ah, ed è guidata da Winkelmann in persona. Ecco il boss. Beh dai, comunque Volkswagen, sempre gruppo VAG, è una grande famiglia, parenti molto lontani. Ah, e qui ne possiamo trovare delle altre, qui un altro local con la Veyron VRC Vitesse. Qui c'è un'altra, targata tedesca. E qui molto bella questa Chiron, questo rosso scuro. Lì c'è un'altra molto aggressiva nera opaca. Magari in questo momento ve lo state chiedendo: esistono Bugatti Veyron o Chiron con targa italiana? Beh, sì, per quanto ne so attualmente ci sono almeno due Veyron con targa italiana. Anche una Chiron targata italiana che appartiene a poco di meno che Cristiano Ronaldo.
Una particolarità? Io tanti anni fa ho avuto l'occasione di vedere la mia prima Veyron in una concessionaria a Milano. La macchina apparteneva alla famiglia Gheddafi e appena è scoppiato il casino, la guerra e tutto il resto, la macchina è sparita, aveva appena 400 km e da allora non si sa più nulla, non ci sono più foto né video di quella macchina. Chissà in che garage si è nascosta adesso. E qui ragazzi, Team Vag più presente che mai, qui in Piazza del Casino. Tra l'altro, vi ricordate il mio mega vlog qui in Costa Azzurra delle supercar e ipercar degli arabi? Beh, sono quasi andati via tutti, sono poche rimanenze, qui abbiamo un Bentayga proveniente da Dubai. A distanza di 2 anni è bello poter rivedere questa Chiron perché la configurazione è veramente tanta, tanta roba. Bello vedere proprietari che comprano macchine del genere e osano con i colori, facendole piuttosto particolari e talvolta anche stravaganti. Bellissima anche la targa, che si abbina molto bene alla macchina, LB. Sia questa che quella Chiron nere opache sono delle edizioni limitate chiamate Bugatti Saint Design per celebrare il 110° anniversario dell'azienda. Come potete vedere, hanno introdotto l'optional del doppio tetto e non oso neanche immaginare cosa possa costare un optional così. Comunque, se c'è una cosa che apprezzo molto da parte di Bugatti, che praticamente vedete tutta questa gente dentro la piazza che si avvicinano e non di poco alle macchine. Bugatti poteva scegliere di far chiudere tutta la piazza, può farlo senza problemi. Ho visto altri eventi piuttosto esclusivi in cui gli organizzatori hanno deciso di chiuderla al pubblico la piazza e qui invece hanno deciso di lasciare l'accesso pubblico a tutti. Bella, una cosa molto lodevole da parte di Bugatti. E poi ragazzi, essere qui oggi circondato da così tante Bugatti e venire a sapere che oggi Bugatti ha annunciato che il loro prototipo della Chiron Super Sport ha toccato un nuovo record, quello dei 490 km orari, sfondato il muro delle 300 miglia orarie, un vero e proprio record per una macchina che verrà prodotta e avrà una targa, sarà omologata. Pazzesco vedere come Bugatti continua ad alzare l'asticella per quanto riguarda la velocità massima. Io penso proprio che il muro dei 500 km orari tuttavia non è così lontano. Non lo so, un po' come l'impressione che lui in questo momento si stia sentendo un pochino a disagio, ma non lo biasimo. Se la memoria non mi inganna, ho fatto adesso un giro qui nella piazza e ho contato ben 22 Bugatti e le Chiron praticamente la fanno da padrone in questo raduno. Facendo un calcolo di un valore medio di, diciamo, 3 milioni di euro a macchina, perché sono quasi tutte delle edizioni speciali, le Veyron e anche le Chiron, qui praticamente abbiamo circa 66 milioni di euro in Bugatti. Ah, a quanto pare c'è una Bugatti numero 23, questa è una Chiron tutta cromata che da quanto mi hanno detto è ancora dispersa da qualche parte tra Italia e Francia. Quindi sono 23 macchine in questo raduno, quindi siamo a quasi 70 milioni di euro di macchine. Si possono optare veramente centinaia alla Lamborghini, se non migliaia tipi di configurazione. Quindi devo dire che configurazione tutta nera opaca non è molto originale, però devo dire, mamma mia, quanto è aggressiva, che presenza che ha la Chiron configurata così, sembra un jet da combattimento, cattiveria allo stato puro. Anzi, devo dirlo, non è nera opaca, ma guardando molto vicino posso vedere la trama del carbonio. Credo sia un tipo di carbonio con un leggero strato di vernice, perché appena mi allontano non mi accorgo neanche che carbonio a vista. Appena mi avvicino inizio a notare la trama del carbonio. Tante Bugatti, tante configurazioni particolari e uniche, però devo dire che questa qui, una delle prime che ho visto arrivare qui in Piazza del Casino, credo sia una delle mie configurazioni preferite, perché la trovo molto classica ed elegante. Mentre questa qui, la LB... penso sia la Bugatti che spacca di più tra tutte qui oggi. A guardare questa Veyron piuttosto sempliciotta mi fa sentire vecchio. Al sol pensiero che la produzione di questa macchina è stata avviata nel 2005. Ci credete che la Veyron ha già 15 anni? Pazzesco pensare 15 anni fa questa macchina in termini di prestazioni, tecnologia e che sfida per Bugatti tirar fuori un capolavoro del genere. Che macchina! La Veyron mi fa sentire vecchio, ma se in realtà vogliamo fare ancora un altro passo indietro, è un vero peccato che qui tra tutte queste Bugatti non ci sia neanche una EB110, intendo quella vecchia,
non quella attuale che è praticamente una Chiron ricarrozzata. Peccato non vedere una Bugatti fatta nell'era italiana con Romano Artioli. Beh ragazzi, qui di blu ne abbiamo. Guardate qui il dettaglio del cerchio bicolore con la pinza blu. Molto particolare, con anche l'interno tutto blu. E guardate questa Chiron qui dietro. Mamma mia, guardate che muso, così tutta rossa, sembra proprio diabolica. Niente ragazzi, sono ancora qui che aspetto, ma la 23esima Bugatti sembra aver dato forfè. Chissà dove si è perso quello là. Comunque, raduno 110 anniversario di Bugatti, tanta roba. Peccato che non c'è neanche una EB110, però quando ti capita di vedere 22 tra Chiron e Veyron insieme? Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e come sempre, grazie per la visione. Ciao!